se smuovila un po'. Via. Perché gli fai fare un giro? Calibrazione della bussola? Ma perché non ha agganciato il GPS? Senti, veloce che c'ho la batteria proprio messa malissimo. Guarda il letto. Memorizzazione della posizione di partenza. Alza un po' su. Veloce la batteria. Se lo mostra il GPS, ma anche col vento si dovrebbe stabilizzare, rimane, no? Vedete? Bestiale. Poi quando fai gomme e mettilo un po' più alto perché... sta riprendendo la telecamera, sì. Lì. Ma gli fa una ripresa da molto alto. Un po' più vicino magari. Non lo so, perso, ecco. Prova a questa altezza, questa come si comporta tra i tortuoni. Fagli fa un 360 gradi di ripresa. Questa dopo me la devi passare a questa ripresa, eh.
Return. Mo si riabbassa e rifà tutta la strada. Sì, sento, ma riviene. Porca, ma lo fa brutto, lo sa, questo da solo il cucino non è che mi fido tanto. Mi sa che me lo so perso. Allora, ecco. Se ne passa il frocio oggi, perché? Ah, mo arriva un po' indietro però, eh. Ma perché viene qua vicino alla macchina? Senti il biombo perché? No, no, mo a terra lì. Sì, sì. No, sta a 20 metri, sta cercando la posizione, l'ha trovata in 5 secondi, la trova bene o male, e poi cala. Dove ce l'hai il gas, a destra o a sinistra? A sinistra. Quindi mode 2 tu mode vuoi? Mode 2, sì. E com'è c'è quella tra in mode 1? Non stai ricominciato in mode 1, quindi non lo posso provare, porca puttana. Ma perché tu c'hai l'acceleratore a destra? Io volo in mode 1. Ma tu sei un matto. No, voi siete matti. Tutti volano in mode. Assolutamente non è vero. Oh, lo stick della, dello sterzo. Non mi di. Non mi di. Dì, dove ce l'hai, dai. E spegne pure i motori da solo. Fantastico.